Le idee su quanta gente debba stare a bordo del Toti e per quanto tempo sono cambiate parecchio nel corso degli anni. In fase di progetto e di inizio attività, la Marina aveva previsto missioni da incursore, 3-4 giorni con equipaggio di 18 persone. Per varie ragioni, non ultime le buone qualità del mezzo, le uscite in mare si allungheranno presto con durata media di una decina di giorni. Qualcuno, però, ricorda navigazioni interminabili che in casi eccezionali sfiorano il mese. Con 4 ore di riposo e 4 di servizio, il tempo libero non dedicato al sonno è pochissimo. I passatempi più citati da ufficiali e marinai sono il gioco delle carte, qualche videocassetta e molta goliardia. Entrai, la prima impressione che mi colpì fu l'odore, il forte odore di nafta, di lubrificanti, olio motore, grassi, che è tipico dei sommergibili di vecchia generazione. Poi lo spazio molto ristretto e questo corridoio che si divincolava fra mille tubi e cavi elettrici che sembrava quasi conducesse all'interno delle viscere di un mostro meccanico, no? Gli esseri umani con i quali si viene a contatto, l'equipaggio, il marinaio, il comandante, la mentalità, lo spirito di gruppo, tutti i sentimenti che in un ambiente ostile come quello del sommergibile per un essere umano vengono accentuati dal fatto di viverli giorno per giorno tutti insieme a contatto di gomito. La stanchezza è anche tanta, quindi ci si pensa poco allo spazio che si ha a disposizione. L'importante è avere una branda dove poter riposare un pochino e quindi ricaricarsi per le successive ore di guardia. Buongiorno. Sveglia. No, sveglia. Fatti vedere in faccia. Sei sveglio? Quando dal sonar veniva segnalata una traccia acustica di possibile sommergibile, rapidamente consultavamo le nostre documentazioni per capire se poteva trattarsi di un sommergibile alleato o meno. E quando veniva scartata questa ipotesi di unità amica, manovravamo per portarci ad accorciare le distanze per quanto possibile e raccogliere tutte le informazioni che erano disponibili dalla registrazione del segnale. Di solito Ivan non aveva contatto su di noi, avevamo un vantaggio acustico troppo grande e quindi riuscivamo a portarlo a poche centinaia di metri. A bordo automaticamente tutti passavano dal momento di calma e di tensione a un momento di silenzio assoluto. Eravamo tutti concentrati chiaramente per cercare di seguire e possibilmente di acquisire anche informazioni tecniche su questo, chiamiamolo, oggetto misterioso. Poi, ovviamente, per evitare il possibile rischio di collisione, lo avvisavamo della nostra presenza dandogli un colpo di telefono subacqueo ovviamente, e questo normalmente determinava una reazione di aumento della velocità spaventosa da parte di questi nucleari che ne erano ovviamente capaci. Lo scopo fondamentale del sommergibile durante l'esercitazione è quello di colpire la nave più importante di un convoglio e quindi più il sommergibile si avvicina a questa nave e più efficace è l'azione. Ci sono stati alcuni casi in cui siamo arrivati tanto vicini delle porte aeree americane da temere anche per la sicurezza del sommergibile. Gli americani non ci credevano. L'Enrico Toti è rimasto in servizio dal 1968 al 1999, un lungo periodo che ha cambiato gli equilibri politici e militari del mondo. Le esercitazioni NATO si continuano a fare, anche se molti nemici di un tempo oggi sono degli alleati. Ma i sottomarini nucleari ex sovietici che il Toti doveva cacciare non puntano più i loro missili contro l'Occidente e negli ultimi anni sono quasi scomparsi dai mari, condannati dagli accordi sul disarmo e più ancora dal rovinoso stato dell'economia russa. Il 30 giugno 1999, dopo 27.000 ore di moto e 137.000 miglia navigate, più di 6 giri completi del mondo, l'Enrico Toti lascia la Marina.
8 nuovi sottomarini della classe Sauro sono ormai in linea e 2, avveniristici e costruiti insieme ai tedeschi, in fase di avanzata progettazione. L'S-506 è un mezzo superato e in prima linea non serve più. Ma come la memoria degli uomini che hanno molto vissuto è un terreno in cui mettere radici, così l'avventura del Toti merita di non essere dimenticata. Un epilogo senza precedenti, almeno nel nostro paese, sta facendosi strada nella testa di nuovi personaggi che stanno per entrare in scena.